ragione. Però me la paghi, sai? Tanto vai all'inferno. Lascia in pace Marco. Su. Oh, papà, finalmente! Su, fammi vedere come va stamattina. Avanti, pelandrone, mettici un po' più di grinta e dà una svegliata anche al cavallo. Sì, forza. Adesso ci provo. Stringi le ginocchia. Oh. Così, guarda papà, va bene. Va un po' meglio. Su, su. Oh, oh. Bravo. Batti la sella, forza. Allenta le briglie! Fuori adesso, vai, lancialo! Dai Marco, più forte! Più forte! Neanche per sogno, vuoi fare indigestione? Hai già avuto il dolce. Solo il caffè, grazie. Uffa, però, mica si può andare avanti così. Niente cavallo, niente gelato. Se parlo devo stare zitta. Io non ci vengo più qui. Mai più, capito? Certo, hai ragione. Ci penso io. La prossima volta ci veniamo da soli, io e te. Vedrai. Ci mangiamo una montagna di gelato. Andiamo a cavallo tutto il giorno e parliamo con tutti quelli che vogliamo. Sei contenta? Sì, così va bene. Oh. Vieni, andiamo subito a sceglierci il cavallo. È commovente l'affetto di Enrico. Sì, gli date l'illusione della famiglia. E se ne frega che sia quella di un altro. È molto comodo così, cara. Senti, Andrea, non mi va di discutere di Enrico in questo momento. Non credo sia come pensi. Noi in fondo siamo i suoi più cari amici ed è normale che ci veda spesso. Un po' troppo spesso. Da quando Anna l'ha piantato, si è appiccicato a noi, non fa altro che starci tra i piedi. Bisogna che gli troviamo un'altra donna. Oh. Ehi, Marco, non conosci una ragazza da presentare a Enrico? Ti pare che questi siano discorsi adatti per Marco? Ma dai, sto scherzando, non lo vedi? Per ora continuerò a sopportare Enrico. Con eroica pazienza, ma solo per far piacere a te. Chiaro? L'allevamento sarà grande. Grandissimo. Ci saranno almeno un 300 cavalli. Ce ne vogliono tanti, sai, per avere un vero campione. E poi avrò dei bravi fantini. Ma ti costerà un sacco di soldi. Senti, se ti servono, ti do i soldi del mio porcellino. No, lavorerò con papà e metterò da parte un bel gruzzolo. Poi andrà avanti tutto da solo, vedrai. Sai, basta vincere i premi alle corse. Ma tu lo sai che mangiano i cavalli? La pasta asciutta? No, mangiano biada, carote. Ma sono convinto che ci vorranno anche delle vitamine. Comunque non è un problema. Però bevono molto. Chissà quant'acqua ci vorrà. Negli allevamenti ci sono dei bellissimi ruscelli. A volte persino delle cascate. Basterà solo costruire dei canali e degli abbeveratoi. Con tutti questi discorsi mi hai fatto venire una sete. Me lo vai a prendere un bicchiere d'acqua? Uffa, ma non ci sai andare da sola. Ma è tutto buio, ho paura. E poi io sono una bambina. E tu sei grande. Stavolta no, non te la do vinta, ci vai da sola. Tu sei di tutto conto, tutto più grande di quello che è, sei insopportabile. La storia dovrà finire molto presto anche. Va bene, fai quello che vuoi, io ne ho abbastanza. Ne hai abbastanza tu, figurati io. E tu che fai lì? Moni.
Monica aveva sete, allora io... Queste donne ci fanno disperare, eh? Mamma ti ha fatto arrabbiare. No, sciocchezze, non è niente. Su, andiamo, torna a letto, vai. Buonanotte. E anche tu, chiacchierona, vedi di dormire adesso, eh? Notte, papà. Me la dai quest'acqua allora? Che stai facendo? Tieni l'acqua, strazio. Sai che Enrico oggi quando siamo andati a vedere il cavallo mi ha promesso una bicicletta? Sta zitta adesso. Dormi. Buonanotte, Marco. Renzi, fuori dalla classe. Ma perché, signori, che ho fatto? Io stavo a far compito. Ho detto fuori! Ma che è difficile? Silenzio! Dammi quel foglietto e vai fuori.
Marchetti, esci anche tu immediatamente. Vuole ben altro per prendermi in giro. Dopo 13 anni di matrimonio, ti preoccupi per una sciocchezza del genere? Ah, perché la chiami una sciocchezza? Ma figurati, a me discussioni simili capitano dopo appena 6 mesi. Ma che c'entra? Tu non sei mica sposata. Vabbè, che differenza fa? Pensi che il matrimonio sia una garanzia di serenità? Ma ti rendi conto? Vivere insieme per anni e anni, dividere lo stesso letto, la stanza da bagno, gli amici. Guarda, lo trovo anche poco igienico. Tu sei matta. E tu no? Ma se siamo due nevrotiche, che perdono tempo a restaurare brutti quadri, altrui, e per di più gratis, e non venirmi a dire che è perché non ho ancora incontrato l'uomo giusto. Tu hai Andrea e stai qui lo stesso. E che altro potrei fare? Andrea lavora tutto il giorno. I bambini vanno a scuola. Lo vedi? Per questo non mi sposo. E poi, anche se lo facessi tempo pochi anni, sarei separata. Già, i figli? Ma che c'entrano i figli? Crescono benissimo lo stesso. O credi che sarebbe meglio per loro vivere con dei genitori che si tirano in testa l'argenteria? Sembri la posta di donna Letizia. Tu non hai figli. Che cosa ne sai? Lo so perché sono stata figlia. Mio padre e mia madre hanno litigato tutta la vita e non si sono mai separati. Lo hanno fatto per i figli, ma anche perché sembrava brutto. Vuoi sapere il risultato? Sentiamo. Né io né mio fratello riusciamo ad avere una relazione normale. A forza di cercare lui una madre e io un padre in ogni uomo o donna che incontriamo, e finiremo per inchiuderci in un orfanotrofio. Adesso è il momento, ma vai. No, parlaci tu, io che c'entro. No, me l'avevi promesso, dai, dai. Vabbè, mi siedo vicino a lei in pullman, così è più intimo. Eh? Oh, ma come sarebbe di intimo? Ma che hai capito? Io devi parlare di me. Volevo dire che c'è meno confusione. Ah. Allora, ci vai o no? Uffa, e vabbè, facciamola finita, ci vado. Dai, su, forza. Beh, sai, dovrei dirti una cosa. Insomma, dovrei parlare un po' con te. Coraggio, parla. Senti, ci sarebbe...
Ecco, insomma, c'è Terenzio. Chi? Tricheco. No, Flora, non chiamarlo Tricheco. Lo sai che si offende. Lui ti ammira moltissimo. Ma chi è quel grassone? Oh, state ben pozziti. Però è simpatico e poi fa ridere. Sì, anche a me. Ma non perché è buffo, perché è spiritoso. Sai che ti dico? Ho un'idea. Va bene, me la dici domani. Io sono arrivata. Ciao. Allora, Gattino, Gattino. Ha detto che gli sei simpatico. Ah, io sono simpatico. Allora che dici? C'è filo, c'è filo? Beh, sì, adesso però agisci con calma, se no rovini tutto. Aspetta che sia lei a venirti a cercare. Ehi, ma quella è mia madre, ciao, ci vediamo dopo. Oh, ma dove vai? Aspetta. Ma guarda questa, oh, ma chi è sta madre? È mia madre, vado con lei. Ci veniva addosso. Mamma, che fai qui? Vieni, presto. Mi ha detto l'autista. Ero venuta a prenderti a scuola. Ma tu eri già uscito. Ho dovuto fare le corse col pullman. Se lo avessi saputo ti avrei aspettata. Stamattina ho finito presto e ho deciso di farti una sorpresa. Perché non facciamo una sorpresa anche a papà? E cioè? Possiamo andare al cantiere a prenderlo. Ma no, non è il caso. Papà ha la sua auto. E poi forse è già andato via. Come è andata oggi a scuola? Bene, bene. Posso accendere? Certo. Possiamo cominciare, Carla. Tanto l'architetto non verrà a pranzo. Mamma, perché oggi papà non mangia? Io invece ho una fame. Prima in macchina non me l'hai detto che papà non veniva a mangiare oggi? Davvero? Non ci ho pensato. E perché non viene a pranzo? Deve vedere delle persone per lavoro. Cos'è questo, un interrogatorio? No, è che oggi pomeriggio volevo andare al cinema con Tricheco. E volevo vedere papà per chiedergli il permesso. Voglio venirci anch'io al cinema. Stai un po' zitta tu. Non rispondere male a Monica. Che bisogno c'è di tuo padre? Il permesso te lo do io. Prima fai tutti i compiti e dopo potrai andare al cinema. Grazie, mamma. Dici che si vede proprio tutto. Tutto che? Tutto, no? Che domande? Dai, entriamo. Aria decisa, eh? Signora? Signora? Che volete? Due platea. Ce l'avete 14 anni? Perché non si vede? No, tornate con i documenti. Ma le pare che venivamo qui se non ce l'avevamo. Andiamo. Che gli fregava poi a quella? T'avevo detto che era inutile. È per forza con te che sei un ragazzino. Senti, Tricheco, la prossima volta ci vado solo a fare questa brutta figura, capito? Oh, te l'ho detto mille volte, non mi devi chiamare Tricheco.
E tu allora non chiamarmi ragazzino? Vabbè, siamo pari. Senti, ma adesso che ci penso? C'è un cinema dove si entra quasi sicuramente. È un po' lontano, ma con tre autobus ci arriviamo subito. Come tre autobus? Sì. Il 27, il 38 rosso e il 121 barano. Ma che fai, ti spaventi? Fanno uno di quei film sessi. L'avevano pure sequestrato. Ma ha detto Marchetti. Ma, speriamo bene. Non ho fatto che pensare a te tutta la notte. Ed ora che sei qui non mi sfuggirai. E allora prendimi, brutto porco. Tanto non ti riuscirà neanche stavolta. Ti sbagli. Non vedi i miei occhi accesi dal desiderio. Già pregusti il momento in cui ti salterò addosso. Non saresti il primo che mando in bianco e che faccio restare con un palmo di naso. Mi piatta questa sigaretta. È roba da matti, abbiamo fatto 10 chilometri per vedere i cartoni animati. E che lo sapevo che avevano cambiato. Però hai visto? Quello è un cinema dove si entra facile. Sì, per i cartoni animati. Voglio vedere come entri quando il film è vietato. Sono una minata. Sta attento se viene mia madre. Senti un po'. Ti spunta un fiore in bocca. Scientifico. È dura la solitudine. Da quando mia moglie mi ha lasciato mi sono malato. La capisco tanto. Ma come fa una donna a lasciare un uomo come lei? Ciao, ma. Vieni un po' qua. Fa sentire. Ancora. E chi ha fumato? Ma perché io che c'ho al posto del naso? L'orecchio. Va. Era scientifico, eh? Ciao. Oh, ciao Marco. Vieni avanti. Vieni a salutare tutti. Oh, ecco qui il nostro Marco. Quanto tempo che non ti facevi vedere, eh? Come sei cresciuto. Bravo, bravo. Sei diventato ormai un ometto. È diventato ormai un ometto, eh? Anzi, un uomo per Marco. La scuola ti fa sempre onore, come al solito. E come vanno gli studi? A scuola ci facciamo sempre onore, eh? Non solo a scuola, bravo. Dovreste vedere come va a cavallo. Ai miei tempi si diceva che l'equitazione, se praticata troppo presto, poteva arrestare la crescita. Non dare retta, Marco. Continua ad andare a cavallo, fa benissimo alla salute, sempre che non cadi. Ma insomma, lasciatelo in pace. E così lo traumatizzate. E tu reagisci. Io, per esempio, una volta che mi hanno detto che sembravo proprio una signorina, sai che cosa ho fatto? La piscia sul tappeto del salotto. Irma, bevi un po' d'acqua. E adesso vai su da Monica, che la cena è già pronta. Sì, ma papà non è tornato. Eccomi qua. Papà! Che ti hanno fatto? Ti hanno fatto recitare la poesia di Natale? Ma che? Non gli hanno fatto neanche aprire bocca. Non vorrei essere allarmista, ma di questo passo lo riducete ai vizi solitari. Beh, Marco, vai su adesso, vai. Senti un po', Fiorenza. Non ti sembra di esagerare col tuo linguaggio? Ma via, andiamo, Gloria. Fiorenza non ha detto niente di così tremendo. Se permetti, questo lo giudico da sola, caro Andrea. Che draghi, ha funzionato alla perfezione. Scientifico. Scientifico, un corno, ci ha segnato sul registro. Aspetta un attimo, vedrai se non ne vale la pena. Sì. Sigaretta. Ma che è il momento di fumare? Sì. Piantala. Su, te devi sotto. E mannaggia la miseria, cos'è no, questa che... sigaretta? Metti le mani. Poi tocca a noi. Che si vede? Non si vede niente, c'è la gonna. Ma le mutande si sono levate. Ma non si vede niente. Manco le gambe.
Ma insomma, che sta a fare? Almeno dice chi è. È Flora. Ma lì morte, Flora no! Oddio! Io davvero, sa! Il riformatorio ti ci vorrebbe, il riformatorio! Beh, signora, vero? Signor direttore, guarda, la colpa però è mia. Lei non sa come lo tratto. Immagino. Signorina, non sono mai stata una madre, sono stata sempre un'amica. E non si immagina tutti i sacrifici che ho fatto per lui. E tu? E tu mi ripaghi così? Eh? E rispondi, no? Perché non mi rispondi? E rispondi, ma come ti è venuto in mente di fare una porcheria del genere, eh? Su, parla, no? Ah, ma sono uomo. Un piscia sotto sei. Vergogna. Com'era, carina? Papà, non sei arrabbiato? No. Però chissà la mamma come la prenderà adesso. Beh, non vorrei essere al tuo posto. Andiamo, non le diremo niente. Piuttosto il guaio è che se ci presentiamo a casa a metà mattinata, che le raccontiamo? Boh. Ti sei divertito? Però è stato bello, vero? Sai cosa penso? Che dovremmo stare più spesso insieme. Perché non vieni a trovarmi al cantiere? Dici sul serio, posso? Certo, dovrai diventare mio socio fra qualche anno. Ci facciamo un panino? Ah, questo sì che è il modo di studiare. Che pace! Beato te che i tuoi a casa non ci stanno mai. Buono. Sembra coppa. Come hai detto che si chiama? Speck. Perché? Prosciutto tirolese. Dai, Tricheco, sbrighiamoci. Di questo passo non finiremo mai. Chi te cola presto? Ci avremo tutto il pomeriggio. Voglia. E che ho da fare? Un appuntamento fra un'ora. Con chi? Con la ragazza? No, stavolta non ci vieni. Ho detto di no, non è una ragazza, la vuoi piantare di seguire? E tu non ti preoccupare, se non è una ragazza io me ne vado. Tu quando ti metti in testa una cosa sei più cocciuto di un muro. Lo vuoi capire che anche se siamo amici io posso avere degli interessi personali? Io ti posso sempre dare un consiglio, ti posso dare l'idea che magari chissà te fa fare la figura coi fiocchi. Sì, capirai, come l'idea del gabinetto. Quella non è la mai
macchina di tuo padre? Sì, è lui che devo vedere. Ah, il cantiere di tuo padre questo, ma hai fatto credere chissà che cosa. Adesso l'hai visto che non è una donna, te ne puoi pure andare. Eh beh, ormai resto con te, ho fatto tutta sta strada. Ammazza le scale. Ma perché gli ascensori non li mettono prima? Che fai pure lo spiritoso? Dai, su, cammina, muovi sta panza. Ma vedi quanto è alto. A me mi gira la testa. Ma sarò sicuro qui. E mica ci sta il zitto, eh? Suo padre è là. Ehi, Marco. Come mai questa visita? Sono venuto a trovarti, me l'avevi detto tu, non ti ricordi? Ah, sì, è vero, solo che oggi è una di quelle giornate. Ah, ma c'è anche... Tricheco, piacere di conoscerla. Ah, certo, Tricheco. Adesso mi ricordo. Il tuo compagno di vizi, eh? Venite, venite pure. Sedetevi un momento. Non c'è altro? No, è tutto a posto. Se hai bisogno, telefonami, altrimenti ci vediamo domani. Ciao. Ciao. Allora, volete visitare il cantiere? Giù, andiamo. Andrea? Andrea, è mezz'ora che ti aspetto. Ma che fai? Ne hai ancora per molto? No, ho finito. Purtroppo ho fatto tardi perché ho perso tempo con quel progetto. Ecco, Marco, questa è la signorina Barbara, la mia segretaria. E questo è mio figlio, Marco. Terenzi Sandro, piacere. Allora non credo sia il caso che io continui ad aspettarla, architetto. No, no, perché? Un momento, un momento. Marco, se vuoi puoi aspettarmi, ma io ho ancora diverse cose da fare. Però cercherò di far presto. No, non fa niente, un'altra volta. Allora, ciao papà, grazie, ciao. Ciao ragazzi. Marco. Sì. Hai molto da studiare domani pomeriggio? No, perché? Potremmo andare al cinema insieme, se ti va. Magari. Allora d'accordo, scegli tu il film. Domani alle 4, eh? Ciao papà. Arrivederci, architetto. Ciao. Oh, t'ha detto di scegliere tu il film. Scegliene uno con le donne, che tanto con tuo padre ti fanno entrare. Hai visto quella? Prima gli ha dato del tuo e poi del lei. Ma tu lo sapevi che tuo padre c'aveva la segretaria? Certo che lo sapevo. Ammazza che sventola, ragazzi. Hai capito l'ingegnere? Hai visto che occhi? E che bocca? Che zin. È proprio buona. Tanto al cinema ci vengo anch'io, vedrai se papà non mi ci porta. Ma no, andiamo a vedere un film per uomini. E poi dobbiamo parlare. Io a casa non ci resto. Su, Monica, smettila, a non essere noiosa, non puoi venire con noi, sei troppo piccola. Uffa, mannaggia, sempre sola. Dai, piantala. Non sarà come le precedenti. Infatti, in questa 32esima lezione, dato che ormai vi siete abbastanza familiarizzati con le espressioni più comuni, leggeremo e tradurremo una piccola filastrocca. Ma attenzione, ragazzi, a leggere e a tradurre sarete voi. Dunque, Marisa, vuoi cominciare a leggere? Sì, professore. Ah, un momento. Devo premettere che i bambini inglesi, quando recitano questa filastrocca, si toccano una alla volta le dita di una mano. Così. Dunque, coraggio. This little piggy went to market. This little piggy stayed at home. This little piggy had the roping. And this little piggy had none. And this little piggy went all the way home. Bene, bene. Adesso traduciamo. Tu, Gianni. Dunque, questo maialino andò al mercato. Questo maialino restò a casa. Questo maialino mangiò il roast beef. E questo maialino invece no. E questo maialino se ne scappò di corsa a casa. Bravi,
Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. Smettila, è solo un po' in ritardo. Vedrai che viene subito. Pronto? Marco, ciao. È tornata mamma? No, perché? Bene, allora chiamerò più tardi. Anzi, fammi un favore, diglielo tu. Non posso venire a cena. Ma papà, io ti sto aspettando. Come? Ah, già, il cinema, scusami, sai, ma ho avuto un contrattempo. Ci andiamo un altro giorno. Ti ricordi di avvertire la mamma? Sì. Ciao. Ciao. Gloria, dov'è la mia Gloria? Ando a casa. Che cattiva. Arriva la sua vecchia suocera volante e lei neanche viene a prenderla. Di un po'. Tutto bene fra di voi? Certo, benissimo. Perché? Tu le bugie non me le hai mai sapute raccontare, neanche quando eri piccolo. Beh, dopo ne parliamo, va. Mi farebbe piacere se ti fermassi un po' di più. I bambini sono così felici quando sei qui e questa stanza è sempre a tua disposizione. Beh, tornerò presto. Di questa stagione c'è tanto di quel da fare in campagna e poi devo seguire quei benedetti lavori che non finiscono mai. Tu piuttosto, raccontami di te. Mi occupo di quei restauri. Te ne avevo parlato, ti ricordi? È molto riposante. Mi aiuta a passare il tempo. Praticamente sto lì quasi tutto il giorno. E poi da quando Monica ha cominciato ad andare all'asilo, a casa non ho più niente di cui occuparmi. Te le ricordi, Fiorenza? Chi? Quella tua amica scatenata? Sì, proprio lei. Ha scoperto questo corso e lo stiamo frequentando insieme. Adesso però dice che la rende inibita nella vita sociale. Che sagoma! E Andrea? Dove dorme stanotte? Non lo so. In questi giorni ha dormito in questa stanza. Hai capito subito, vero? È una cosa seria? Ho paura di sì. Non è una delle solite sbandate. C'è qualcosa che posso fare? Non saprei proprio cosa. Hai preso qualche decisione? No. Deve essere lui a decidere. Io spero ancora che tutto si sistemi per il meglio. I bambini hanno capito? No, sono troppo piccoli per capire. Monica, forse. Non sottovalutare Marco. È un ragazzo molto sensibile.
tesoro. Non, aspetta, raccontami una favola, per favore. Ma via, alla tua età ancora le favole. Una soltanto, ti prego, così dopo mi addormento subito. Va bene. Tanto tempo fa, in una terra lontana, al di là dei mari, c'era un paese dove il cielo era sempre azzurro e gli abitanti erano tutti felici, tutti tranne un bambino. Non aveva né papà né mamma, non aveva amici, sai? Era molto povero, sai? Quasi non aveva di che mangiare, né una casa dove dormire. Aveva però un amico, un magnifico albero dalle foglie rosa. Il bambino si riposava sotto la sua ombra e l'albero gli raccontava le storie dei folletti della foresta. Un giorno il bambino si presentò con gli occhi pieni di lacrime. Perché piangi? Gli chiese l'albero. Perché tutti i ragazzi della mia età adesso vanno a scuola e io non ho i soldi per comprare i libri né per i vestiti. E l'albero gli rispose: non preoccuparti, cogli i miei frutti, portali al mercato e con i soldi potrai comprarti tutto ciò che ti occorre. Dopo tanto tempo, l'albero vide avanzare un uomo. Era il bambino, ormai cresciuto. L'albero disse: ciao, amico mio, come stai? E l'uomo: bene, ho studiato, ho anche conosciuto una ragazza che vorrei sposare, ma non ho i denari per comprare una casa. L'albero disse: taglia i miei rami, così potrai costruire la casa. L'uomo tagliò i rami e vide uscire lacrime di resina bruna. Un vecchio con i capelli candidi, stanco e affaticato, un giorno si avvicinò all'albero, ormai riarso, secco, senza foglie né frutti, che lo riconobbe e gli disse: ciao amico mio, come stai? Il vecchio si avvicinò al tronco e rispose: non tanto bene, i miei figli sono cresciuti e andati via, anche mia moglie se n'è andata per sempre e io sono rimasto vecchio e solo. Anch'io sono tanto vecchio e solo, disse l'albero, e non ho più niente da offrirti. Resta qui e stringiti a me. Il mattino dopo, all'alba, alcuni contadini trovarono il vecchio dai capelli bianchi, che sembrava dormire appoggiata a quel tronco. Su di lui era caduta una pioggia di foglie rosa e altre ne spuntavano dalle antiche crepe dell'albero, che si preparava a rivivere per ogni uomo che avesse avuto bisogno di lui. La conosci bene? Sì, una volta me l'ha raccontata anche papà, un giorno che ero a letto con la febbre. Se la ricorda ancora? Eh già, non si stancava mai di ascoltarla. Se ne stava lì a fissarmi dal suo lettino con quei suoi occhi incantati. Il mio piccolo Andrea. Io quanti anni. Lo sai, certe sere non si addormentava se non poteva tenere stretta la mia mano. Ti voglio tanto bene, sai? Anch'io, tesoro, ti voglio tanto, tanto bene. Torno presto, sai? Però tu mi devi fare una promessa. Quale? Se avrai bisogno di me, mi avvertirai. La tua vecchia nonna è ancora in gamba. Dormi adesso. Buonanotte. Buonanotte, Marco. Buonanotte, nonna. Buon viaggio. Vai subito fuori! Ma perché? Che ho fatto? Vai fuori! Ma io mi stavo a soffiare il naso, che è colpa mia se sono raffreddato? Ho detto fuori! Fuori! Mano. Vedrai, questa volta ti farò sospendere!
tardi che se ne pentirà, eh? Sarà stata tutta colpa sua. Perché? Piangi. No, ma che dici? Sarà la sigaretta. Mi ha dato il fumo negli occhi. Mamma, lo sai una cosa? Oggi a scuola Tricheco ha fatto uno scherzo in palestra. Ehi, come scotta! Mi dai il sapone? Tu lo sai che vuol dire separazione? Perché? Ho sentito che papà lo diceva a mamma. Diceva chi? Che ci vuole la separazione. Ma quando? E mamma cosa ha risposto? Marco, Monica, venite a tavola! Subito, eccoci! Aspetta, Monica, accidenti! Mi raccomando, sta attento a Monica, ormai tu sei grande. Sì, non ti preoccupare. Devi andare lontano. No, devo vedere dei terreni vicino a Roma. E starai via molto? No, non credo, solo qualche giorno. Allora si tratta di una separazione breve. Sì, molto breve. Bene, ora devo andare. Ciao. Buongiorno, signora Terenzi, sono Marco. Posso parlare con Sandro, per favore? No! È inutile che ci parli! Tanto non lo faccio sì! Deve studiarti a casa! Lo voglio controllare, quel criminale! M'ha tenuto una settimana a casa se porto vivo! Ma stasera me rifaccio! Sei sicuro che sia questo l'autobus? Beh, certo! È il 64, quello che passa a Pietro. Che l'ha mai fatto il bagno nel Tevere? Eh? Là, per esempio. Sì, e che so scemo. Lì invece della latte che sporchi. Beh, qua si può andare.
troppo. Un po'. Ricomincia. Bianco fiore che Roma chi lo temete qui? Buffone! Sono 10 anni che ti insegno questa canzone, ancora non l'hai imparata. Ogni volta allo stesso punto non va più avanti. Ma insomma, lo vuoi capire che ormai per l'anno santo non possiamo più scherzare? Il turista è evoluto, non ammette sbagli. Ma che figura ci facciamo con quella roba? Avanti. Fammi sentire un'altra volta. Buongiorno. 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 Che volevano? Ci manda Marchetti. Come? Marchetti. Il mio Marchetti? Sì. E quello roscio? No. Ah, il figlio del primo violino? E io non lo so se è il figlio del violino. Dunque, Marchetti. Marchetti. Ma che è sto Marchetti? Ah! Ma lui sicuramente, ma quello mi vuole rovinare, mi manda pure le ragazzine adesso. Che età avete voi? Quest'altro anno quasi di 17 anni, lui è un po' più piccolo, ma può stare tranquillo, ne rispondo io. Sicuro? E i soldi li avete? Sì, sì, ecco qui, come d'accordo con Marchetti. 17 anni. Tu sei testimone, eh? Costume da bagno. Aspetta, questa può essere la copertina, no? Ma va, secondo me Marchetti lo fa apposta. Come becca una fregatura lui, frega pure lui. Beh, però mica soltanto male. Pensi davvero che Marchetti ci ha voluto ammollare una fregatura? Ogni volta che ci dice una cosa andiamo a vuoto. Oh, io l'ho sempre detto. Quelli secchi sono tutti stronzi. Ma quello non è tuo padre. Hanno mai detto che era partito? Sì, però oggi doveva ritornare. Capito. Ah, meno male, ecco il 64. No, ma va. Oh, ma che fa? Allora, non vieni? No, da fare. Fa come da fare, ciao! Per dirti che facevo tardi. Dove sei stato? Con Checheco. Sbrigati che c'è anche Enrico. C'è anche papà. È tornato. No, ha telefonato che torna la settimana prossima. Vieni a casa che aspettiamo te per mangiare. Fai presto, ciao. Mm-hmm.
conto dei corner 2-1 in nostro favore. L'Italia ha battuto i suoi due candidati. Non l'avrei mai creduto possibile. Tutto mi impediva di cedere e invece non posso vivere senza di te. Ti amo, Beatrice. Questo solo conta, Ferdinando. Tutti gli ostacoli che ci dividono sono solo parole. Basta dimostrare amore almeno una volta. E in un'ora sola si può cambiare tutta una vita. Incantatrice. Che vuol dire incantatrice? Un'amica che ti illude. Su, Monica, mettiti a sedere adesso. E se Enrico frena, potresti cadere. Marco? Marco, cos'hai? Vieni. No. E dai. Non penso troppo. Ma dai, vieni, su. Ho paura. Ma di che? Ci sono io. Vieni, su. Eccola, arriva, Pronta, Non si ferma nemmeno. Vedrai com'è bello. Mi raccomando, stai presto, attento. Presto, sali. Io ti aspetto qui. Ciao. Ma no, non è vero. Non fare la cosa. Ormai l'hai visto passare in corsa. Non ti ci metti anche tu. Su, sali per prima, così. Opla! Vedi Marco? Sì. Su, Monica, scendi. Ma è già finito. Giuro che al ritorno vado a piedi. Marco? E Marco? Dove può essere andato? Vuoi che lo vado a cercare? No, per carità, tu rimani qui e non ti muovere. Perché non ci ha aspettato? Signora, se cerca un bambino è andato da quella parte. Ah, senta, se dovesse tornare, gli dica di aspettarci. Noi intanto andiamo a cercarlo qui intorno. Non lo faccia allontanare, mi raccomando. Grazie.
Ma sei impazzito? Ti sembra il modo di comportarti? Lo sai che è più di un'ora che ti stiamo cercando dappertutto? Tua madre era disperata. Cammina. Incosciente. Avresti bisogno di una bella lezione. Lasciami, non toccarmi. Insomma, che cosa ti prende? Vuoi proprio che ti dia uno schiaffo? Tu non mi dai nessuno schiaffo. Non rispondere così ad Enrico. Non è mica mio padre lui. Smettila, Marco. No, glielo voglio dire. No! Mamma. Pater materque, snum filium suaviter amant. E questo è facile. Il padre e la madre amano suavemente il figlio. Boh. Ammazzo, dovrebbe da conoscere mio padre e mia madre. Perché? Mi danno certe botte, perché tu mi pare non l'hai visto mai. Se ci si mette lui, altro che mia madre. Forse lo faranno perché ti vogliono bene. Mio padre invece non mi ha mai dato uno schiaffo. E te credo, lui c'ha altro da pensare con quel bel pezzo di sventolona. Tu madre piuttosto te potrebbe menare qualche volta. Lei è più libera, no? Per quanto? Oh, per quanto chi? Beh, anche lei, non so se mi spiego. Tu mia madre non la devi neanche nominare, capito, brutto ciccione? Che è sto modo? Ma che ti ho detto, gotica? Ma io da me lo so, ma che te credi? E provaci. Pianta, la pianta! Marco, ma che stai facendo? Ritira quello che hai detto, ritira! Smettetela tutte e due! Ma sei impazzito! Vattene! Sera, signora. Ciao. Sei sempre il solito maleducato attaccabrighe. Così si trattano gli amici. Sono venuto a prenderti perché ti devo parlare. Non sei più un bambino, sono sicuro che capirai. È per questo che ho deciso di parlarti da uomo a uomo. Finora non abbiamo avuto molte occasioni per stare insieme, è vero? Ma sai benissimo che ti ho sempre considerato un ragazzo intelligente. Vedi, Marco, tua madre... Beh, insomma, io e lei da qualche tempo non andiamo più d'accordo. E così abbiamo deciso di separarci. Purtroppo sono cose che succedono. Sai, ho parlato con mamma. E mi ha detto che sei cambiato. E che la preoccupi molto. Evidentemente non ce la fa più a starti dietro. Così abbiamo deciso che mi occuperò io di te. E Monica? Monica rimarrà con lei. Naturalmente potrai vederla ogni volta che vorrai. Del resto... noi due un giorno dovremo diventare soci. Dunque, è più che naturale che viviamo insieme. Non ti pare? Certo, ci vorrà un po' di tempo perché... tu lo sai quanto il mio lavoro mi tenga occupato. E poi comunque ti annoieresti tutto solo in un appartamento, no?
Ma ci vuole del tempo per organizzare una casa. E poi, oltre alla casa, ci vuole una persona che si interessi di te. Una donna in gamba, sensibile, che non ti dia l'impressione di essere un'estranea. Quindi, per il momento, ho pensato a un'altra soluzione. Marco, è un bel nome, un nome caro al Signore, quello di uno dei suoi evangelisti, colui che ci ha descritto tutti i miracoli di Gesù. Vedrai, ti troverai molto bene qui da noi. È come una grande famiglia, incontrerai molti amici nuovi e la tua giornata sarà equamente divisa tra le ore di studio e quelle di gioco. Che dovrai saper mantenere sempre nei limiti di un sano divertimento. Qui dormirai e ricordati, esigeremo disciplina. È molto importante e necessaria per forgiare un carattere giovane e fare di te un uomo. Ecco, c'è tutto. Ti sveglio io domani mattina. Tuo padre ha telefonato. Ha detto che verrà a prenderti verso le 9. Mi ha parlato del collegio. Ha detto che è molto bello. Sì, mamma. Monica ed io verremo a trovarti. Domenica prossima, va bene? Beh, coraggio, spogliati adesso e vai a letto. Io torno tra un po' a darti la buonanotte. Dove? Ah, da quella tua amica. Non credo sia il caso. E poi forse conosci Andrea. No, preferisco di no. Inoltre la cameriera è fuori stasera, non posso lasciare i bambini soli. Ma certo, sì che sono andati a letto. Ma che significa? Ma sei tremendo, sai. Va bene. Il tempo di vestirmi. D'accordo, tra mezz'ora.
Che stai facendo? Dormi. Scusami se ti ho svegliata. Già sei pronto per andare in collegio? E ora? No, scappo. Solo? E dove vai? Da nonna. Ma è lontano, ti puoi perdere. E poi che dirà la mamma? Mamma non è a casa e non deve saperlo. Mamma non deve saperlo? Perché? Non hai capito? Domani mattina mi portano in collegio e non potremo più stare insieme. Invece vedrai, nonna mi aiuterà, me l'ha promesso. Non lasciarmi sola, ti prego. Vestiti, vieni via con me. Andiamo. Dai, fai presto. Aspetta, un momento. E coniglietto. Seradaccio, mi sa che piove. Tanto mo sarà una marte posa. Sbigamo, se va che ora. Andiamo, Pasqua, che Roma è tutta nostra. Non ti preoccupare, andiamo a vedere la fermata del 38. Forse quello facciamo in tempo a prenderlo. Ma anche il 38 va alla stazione? Sì, l'ho preso una volta con Trichetto. Ma bisogna sbrigarsi. Lire. Quanto sei bella, che tesoro, come ti chiami? Monica. Che bel nome, me lo dai un bacetto. Andiamo. Anandina, che hai fatto? Niente ho fatto. E che ho da fare? Di casa, vai là. Loro ti accompagneranno. E tu? Io a casa non ci posso tornare, Monica. Devo andare avanti. Se no è tutto inutile. E poi è meglio se vado da sola. Tu però, a mamma, non glielo dire che vado dalla nonna. Ma ti bagnerei tutto se non riesci a trovare la strada. Ma sì che la troverò. Stai tranquilla. Vedrai che ce la farò. Andrà tutto bene. Ha 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 ha
adesso vai. Vai. Tieni, ci porterà fortuna. Non perdere. Ciao. Ciao. Nicolizzi, vieni, che c'è una bambina da accompagnare a casa.
Abbiamo cercato sui treni e alla stazione, ma non l'abbiamo trovato. Va bene, ho capito, grazie. Era mai scappato prima? No, mai successo. È la prima volta. Caro papà, cara mamma, vi prego di perdonarmi per questo nuovo dispiacere che vi do. Non è perché non vi voglio bene che vado via, ma perché ho capito di essere diventato come un peso per voi. Se avete deciso di separarvi, una ragione ci deve essere, anche se io non la capisco bene. Mamma, scusami se ti ho fatto disperare proprio quando avrei dovuto starti più vicino. So che il collegio sarebbe la migliore soluzione per me, ma ho ancora tanto bisogno di affetto. Dove vado è un segreto, ma non vi preoccupate, starò bene e spero che presto torneremo felici, come quando io e Monica eravamo più piccoli e voi giocavate con noi e ridevate e tutto era così bello. Spero che tu, papà, non sia tanto arrabbiato con me, perché io invece ti voglio tanto bene ed ho una gran voglia di abbracciarti, di stringerti e di chiederti perdono. Forte papà, ho paura. Aiutami papà, ho tanto freddo. Papà.